La prima volta da presidente del Parco del Cilento Valodidiano e Alburni. Siamo nel Cilento, siamo nel Valodidiano, è un territorio unico, qual è il suo pensiero? Ma sicuramente il Cilento, Valodidiano e Alburni è un parco meraviglioso. Questa zona, c'ero già stato, non da presidente, la prima uscita ufficiale che faccio da presidente, è una zona lo stesso splendida e meravigliosa, e devo ringraziare Pellegrino per l'invito e lo ringrazio anche per ciò che ha fatto fino ad oggi come presidente dell'ente. È un passaggio di consegne, una discontinuità o una continuità? Ma no, si lavora sempre in continuità, il parco ha avuto risultati importanti, certo dobbiamo lavorare per preservare ciò che è stato fatto, però dobbiamo, ci attendono sfide importanti per far crescere ancora di più il nostro territorio e per preservarlo. Qual è il suo obiettivo per la zona del Valodidiano, diciamo così, a chi ci ascolta da questo territorio? Ma prima di tutto, visto che è una zona che conosco meno rispetto al Cilento vero e proprio, sarà venire qui in zona, parlare con i sindaci, le associazioni locali, le associazioni degli imprenditori, cercare un po' di capire quali sono, ancora che cosa può fare il parco per renderlo più bello, più accessibile, per tutelarlo di più, ma soprattutto per far comprendere, soprattutto nelle aree interne, che il parco non è una limitazione, ma bensì è una risorsa importante, come magari le aree marine hanno ormai capito bene. Questa è la verità. Ultima domanda, la sua nomina sta comunque al centro anche di un'attenzione politica e anche sia di persone che hanno accolto la sua nomina che chi hanno detto di no. Cosa risponde a chi ha detto di no, che non meritava, fra virgolette, questo ruolo? Ma io non sono un uomo di polemiche, sono dinamiche politiche che ci stanno, per l'amor di Dio, quindi sono un motivo in più per fare meglio, quindi questa è la verità. Quindi spero di essere poi giudicato tra 5 anni per quello che ho fatto. Oggi rispetto il giudizio di tutti, però sono stato nominato per fare il presidente di tutti.